Dal Presidente scriverò prontamente agli assessori, al Presidente della Giunta, rielencando le mozioni approvate da questo Consiglio per la quale stiamo attendendo risposta e nota d'attuazione. Grazie per la sollecitazione. Non ci sono altri interventi, quindi metto in votazione la mozione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità. È stata approvata in Consiglio regionale la mozione che chiede agli organismi competenti di non chiudere la scuola dell'infanzia per i bambini ricoverati all'ospedale Le Scotte di Siena. La mozione approvata all'unanimità, come era stato annunciato, è stata illustrata in aula da Stefano Scaramelli. Sentiamolo. Non mi vanno bene le risposte tecniche, per cui dire così dice è una valutazione tecnica. Non può essere una valutazione tecnica il tornare indietro nei diritti dei bambini, e ancor più non si può togliere dei diritti a dei bambini, in particolar modo quelli che stanno male, per darne ad altri. Noi dobbiamo aumentare la sfera dei diritti da dare ai bambini, in particolar modo quando stanno male, quindi la partita della scuola dell'infanzia è una partita vera che vogliamo giocare, e l'unanimità del Consiglio regionale dimostra la sensibilità su questo progetto di Siena, e la Giunta e il Governatore non potranno non ascoltare il nostro grido che chiede, diciamo, un servizio per i ragazzi. E non va bene neanche il fatto che questo servizio possa essere erogato da altri insegnanti, vuol dire che allora ce ne ha bisogno. È sbagliata la risposta. Gli uffici regionali scolastici, il MIUR non può non ascoltare la nostra volontà, e il Consiglio regionale e la condivisione con i gruppi, ho avuto modo di parlare con tutti i capogruppi, non farà sconti a nessuno rispetto all'attuazione di questo servizio, e la battaglia non finirà oggi, oggi inizia, ma soprattutto il coraggio di aver anteposto alla discussione di tutti i nostri temi una battaglia a favore dei bambini che stanno male, in particolar modo, e poi non sono i bambini di Siena, sono i bambini della Toscana, dell'Italia, del mondo, che vengono a curarsi a Siena. Noi abbiamo un'eccellenza, una conquista fatta nel passato, non si può tornare indietro.